Amici di Zoom, oggi siamo alla Tonnara di Palmi. Ieri una bomba d'acqua ha devastato questo territorio. Sui social abbiamo visto tanti commenti da parte dell'amministrazione comunale, da parte di impiegati del comune che hanno detto prontamente ci siamo portati sul posto. Sì, è vero, erano sul posto come ci hanno detto delle testimonianze, però in realtà dicono che hanno fatto solo delle passerelle. Ecco, noi adesso tra poco con Zoom e grazie al nostro direttore Paolo Giura vi faremo vedere cosa è successo ieri qui alla Tonnara. Ecco, basta poco per avere una situazione di così come dire che fa danni, ecco, basta poco per far danni, ma questo colpa anche l'uomo, la mano dell'uomo che ha costruito abusivamente nei vari sentieri dove l'acqua non può defluire. Ecco, adesso noi con le nostre telecamere di Zoom oggi vi faremo vedere cosa è successo ieri qui alla Tonnara di Palmi, in provincia di Reggio Calabria. Naturalmente da Graziano Tomarchio. È entrata qui nel garage, a tutti i parti. Ha fatto danni? No, danni, no, i vestiti, qualche mobiletto che era basso. Ma perché l'acqua arrivava da lì? Da lì, veniva da proprio. Cioè, mi fa vedere. No? Sì. Che poi praticamente quella è la dove abbiamo visto dei video su Facebook che fa vedere l'acqua mentre. Sì, sì. Niente, la sfortuna. Poi la fortuna che si è girato di là e qua c'era un lago, che Dio me ne libera. Bastava qua per la casa? Bastava un'altra mezz'oretta, perché l'acqua si è girata verso di là. Gli interventi sono stati subito? Sì, no, veramente. Vigile il fuoco subito? Sì, tutto vigile il fuoco, giunta comunale, polizia locale, tutti sono arrivati veramente. C'è stato un impegno della nostra giunta comunale che sono state veramente bravissime. Ah, quindi si è visto il sindaco? Qualcuno dice che non l'ha visto tutti. Il sindaco? No, sta stare. Il sindaco c'è stato con tutta la giunta qua veramente. Ah, questo dove vediamo qui? Ecco, si girate e poi di là. No, vi faccio entrare, venite. Che la nostra fortuna è stata che si è girato di qua. Si è girato di qua, guarda. Girava di qua e andava giù e poi per la fortuna girava ha girato di qua e così si è deviato tutto veramente perché purtroppo questi lavori si devono fare prima, no? Quando succedono. Si doveva pulire a monte, mi si va con una motopala, mi si giusta la canale perché è un pochettino stretto e di là gira che va sotto il ponte e qua è sporco e no, certo spacca l'acqua, è quella che è. Anche gli alberi ci ha sceso giù, questo è un albero d'olive. Sì, un albero d'olive che già è pronto per cadere. Lì c'è un canale. Sì, c'è il canale lì, che va a finire sotto il ponte. Il ponte lì è tutto sporco perché se era tutto già pulito, l'acqua se ne andava di là e via. Intasato di qua, di là e allora ha spaccato. Caldo. Io sono tutta allagata, sono stata allagata. Siamo tutte allagate e non calavo nulla mi aiuta. I parmi. Nessun sindaco, nessuno di 9 da mattina, calare 5 da sera. Calavo i pompieri, mi tirano da goccia d'acqua. A onde atterrare, a onde no. E non ti vada nulla. I tre sapete che vogliono sta comune. Non ti mandare. Non un cantoniere che abbiamo tutti i gradinicini e non potevamo manco tirare l'acqua. Non di calcolare una fatta maniera, a mappiare provvedimento tutto nuovo. Mi facciamo queste cose. E non di calcolare. Quindi il sindaco non è arrivato? Non arrivava nessuno. Mi sentite abbandonati? Siamo abbandonati tutti qua sotto. Ieri c'è una signora caduta pure, è vero? Allora, a lavare all'ospedale, catte.
sentisse male che c'è cavo questo maddo. Vedi cavo e mandarono a grue. Cacciarono qua ci maddo andò da stare tutto a mezzo ai piedi. E non potevamo manco camminare. È entrata l'acqua dentro? Sì, sì. Tutte cose per la casa? Sì. E c'è solo l'acqua. Era cane. E mi avevano tutto per fare con tavoli. Era tanta ciumara che era l'acqua, se sentita la sicurezza. E me lagavo letto, me lagavo mobile, me lagavo uno di tutto. E se trasite ancora, se trasite, che c'è? Vedi che c'è? Tutto allagato, signore, è la figlia? Sì, sì. Ma ancora c'è l'acqua fuori, e sto veramente mi aiutare me solo e ancora non siamo a nessuna parte, siamo sotto sopra, venite qui. Ho perso l'armadio, ho perso la biancheria, ho perso pure questo e tutto, ho preso la tua barca. Ho preso pure il materasso del divano. Pure quella? Sì, tutte cose, tutte. Per dire roba ce ne è taglia e fango. Mi la riparavamo un po' di roba. Fui i figli. A me, a me salvare i figli. Che io non posso camminare più. Mi era la seggia, io mi chiamo, questa figliola mi chiama il suo sorello. E mi chiamano il sorella dei Sorrati, mi trasse un guardone che mi arrivavo cuccare l'acqua nella seggia e mi aveva calato pure qua dentro. Io che non cammino bene, non cammino buona, e poi mi metto un orovano vicino l'acqua, un letto, e l'altro letto era toccato. L'armadio per dire non guardarobbe, non cuoso. Per dire uno di tutto, non che si calava, si spangaro, che tiene il fango. Allora, ancora c'è tipi da arropati, ci sono da arropati, tanta ciumara d'acqua che arrivava. E allora, mi riparavamo già, mi lavavamo cose trovane, mi facevamo, e siamo. Frigorifero, lavatrice, tutto. Vabbè. E siamo ancora dannati. E voi non siete? Di Reggio. Di Reggio? E su sento che capiamo. Due volte mi lagavo. Su sento che capiamo. Perché non ti aiuta per me mandare ancora cose c'è? Che perdi a tutto e non hai soldi c'è manco per me di zucca. E non con parole, ma con verità che possiamo ancora dimostrare quello che c'è stato e quello che ci sarà ancora se non pigliano provvedimenti questi governanti del comune di Palme, se non pigliano provvedimenti ancora ci sarà di peggio, ma non perché è colpa del sindaco, è colpa delle responsabili, perché il sindaco ha dato fiducia a persone sbagliate, perché andate a reclamare e dicono sì, non vi preoccupate, state tranquilli, allora dopo domani prendiamo il provvedimento. Non si vede mai nessuno, si vede nel momento in cui l'acqua arriva alla gola. Ora vi posso vedere qua, venite qua, quella è un'enciclopedia capo che è 1.500 euro. E da buttare alla spazzatura. Venite dentro. Non guardate perché la casa è messa a posto adesso. Per tutte le danni che ci sono state fino ad ora. Guardate il letto ancora come è ridotto. L'acqua è arrivata a questo livello qua. Eccola qua. Questo è il livello dell'acqua. Figuratevi quanto tempo ci sarà e quanto tempo ci vuole per poter ripristinare questa camera da letto, per poter dormire qua dentro. Venite ancora con me,
Vi faccio vedere quanti documenti importanti si sono persi. Guardate qua. Il sono rotto. Tutti i documenti che sono da buttare. E non so quello che c'è là dentro, perché non mi ricordo. Ma nel momento in cui mi serve un documento questo qua, ti dovrei dimostrare, non ho niente da dimostrare, perché non posso ricavare niente completamente, niente, tutta roba da buttare. Non si può andare avanti così, non si può andare avanti così. Si pregano cortesemente di pigliare permanentemente e vedere quello che bisogna fare, perché così avanti non si può andare, non c'è niente da fare. Qua dal momento all'altro si arrisca la pelle, perché loro non hanno capito una sola cosa, che questa frazione qua è soggetta alla terra e al mare, va bene? Il mare non c'è una protezione. Ma queste sono case abusive, no? Eh? Sono abusive queste case? Queste case sono abusive, però quando sono state fatte queste case qua, non c'era la legge dell'abusivismo e abbiamo fabbricato tutte, come se fabbricavo palme, che c'è tre quarti di palme, abusivo. Tra 67 c'era la legge dell'abusivismo e abbiamo fabbricato. Loro fabbricarono un suolo comunale, noi abbiamo fabbricato un suolo demaniale, perché purtroppo siamo... Oggi queste case dovrebbero essere buttate. Eh? Oggi andrebbero buttate queste case. Vengono buttate. Dovrebbero essere buttate, però prima... fatta la sanatoria? Non c'è stata sanatoria, perché non c'era la sanatoria. È tutto abusivo questo quartiere. Tutti. L'80% è abusivo. Però il discorso è questo qua. Ste gente qua, che siamo tutti pescatori, io no, perché oramai sono pensionato e non vado a mare, però a onde vado ad abitare a Palme? Non posso andare ad abitare a Palme, e non dico me, personalmente, perché io a onde vado. E lei è nato qua in questa. Sì, sono nato il 15/6/1942. Hai 77 anni, va bene? E sono nato qua. Infatti il pescatore è la vita. Certo, ho passato la mia vita qua. Questa è la mia terra che l'hanno acquistata i nostri genitori e noi ce la dobbiamo portare finché Dio ce lascia. Perché non dico che è nostra di proprietà, solo alla stessa maniera, ma di quello che noi abbiamo pagato fino adesso, potevamo comprare non qua alla Tonnara, potevamo comprare a posto. Si dice che tutta la Tonnara è abusiva quasi. L'80% è abusiva. L'80%. Voi pensate che anche la mano dell'uomo che ha fatto succedere queste cose, sì. Perché ognuno ha costruito dove doveva costruire. Oggi si verificano queste cose. E oggi si verificano queste cose qua. Quindi che facciamo? Buttiamo tutto. E buttiamo tutto. E allora se buttiamo, dobbiamo buttare, prendiamo dei palme. A scendere. Va bene. Senta, ieri è venuto il sindaco. Ha visto il sindaco? Non ho capito. Il sindaco l'ha visto? Certo che l'ha visto, penso di sì. È sceso qua oggi? Oh no, no, io non l'ho visto, con la chiamata non l'ho visto per niente completamente. Non sindaco e non amministrazione? Nessuno, so, oggi si sono viste solamente una vigilanza di vigili e basta, non è venuto nessuno completamente pigliare perfettamente di quello che bisogna fare. Allora, dico questo qua io, è stato avvisato 50.000 volte, pigliate perfettamente, perché se... sono l'uscita, perché in questo paese qua è tutto raccolto l'acqua piovana, però l'uscita vanno sulla spiaggia davanti sono tappate, l'acqua non può scorrere, a onde va l'acqua? Assuma, arriva a e allora pigliate prevedentemente, liberate l'uscita dell'acqua, perché liberando l'uscita dell'acqua i danni possono essere di meno di quello che ci sono stati, può essere di meno. Allora a questo punto qua dovrei scappare veramente uno morto, una cosa, ma perché dobbiamo arrivare a questo punto? Perché dobbiamo arrivare a questo punto? Venite qua, nelle votazioni, promettete, facciamo, dopo le votazioni non manco mi guardano dalla faccia più. E questi sono i modi di governare il paese, non sono modi di governare il paese. Fratello caro, io ho 4 figli, lei è tutto lontano, io sono solo qua perché è morta la moglie, io sono solo. Ma a notte la luce non c'è. Siamo in una mareggiata, andiamo a finire. Non andiamo a mare. Un'illuminazione nuova fatta da 4 anni e non funziona per niente completamente.
una goccia d'acqua, la luce se ne va. Siete abbandonati. Abbandonato completamente. Cioè, scendono i figli di Palma, perché giustamente hanno famiglia, hanno cose, scendono per scendere. Però non è capo non stare qua con me. Però io non posso stare manco con una donna pericolosa così. Dice, ma perché non se ne va? E me ne vado io, e ce ne andiamo tutti. E ce ne andiamo tutti. Qua è una zona di pescatori, il pescatore non si può spostare di qua, ma se ne va a Palma. Perché il suo lavoro ce l'ha qua. Chiamate anche il mare. Si vive con il mare, tutto l'ora, tutti i momenti, la gente si alza per andare a buscarsi che gli pare onestamente. E non può andare a abitare a Palma, deve abitare qua, sul posto del lavoro. Che dire, non ci sono parole. Anni di sacrificio per fare una casa, per portare avanti una casa, per sacrificio veramente enorme. E poi venire per una giornata di pioggia, ridorsi così, non è una bella cosa. È triste, molto triste. E abita qua pure la tonnara? No, io abito a Palme. Qua ho i genitori, il suocero. E scendo quando c'è il bisogno. Scendere. Purtroppo le possibilità sono poco, però no. Facciamo il possibile. Tutti i fiumi di Parme, di Tauriana, di Gioia Tauro, l'hanno mandata tutta alla tonnara. Sono tappati tutti i vasi dove andava tutta questo fiume. L'hanno mandata i parmigiani, tutta la tonnara, perché non ci possono vedere nessuno. Non ci possono vedere nessuno. Allora, e stavamo guardando come stavamo tutti morendo. Le abbiamo chiamato pompieri, guardia, tutti questi qua per mi sostegnono. Mia mamma di 87 anni che piangeva, che col letto che natava nell'acqua. E nessuno è venuto a intervenire. Nessuno, sono andati tutti a prendersi il caffè alla Tauriana, tutti. Chi? Tutti che la provincia di Pompei, da comuni, tutti. Qua non è venuto nessuno. Allora, neanche oggi, a 24 ore? Niente. Il sindaco, l'amministrazione? Ma nessuno, non è venuto né il sindaco, né il vice sindaco, nessuno. Quando è ora che hanno bisogno dei voti, calano alla tonnara, mollano soldi e i votano. Io non ho votato e non voto. Quello che ci hanno fatto alla tonnara sono stati ignoranti, perché se erano intelligenti ci dà un aiuto. Non ci hanno dato aiuto di niente, ci vogliono vedere negate a mare, basta. Questo ho parlato e questo vi garantisco che è tutto vero. Tutto come mobile, cose. Tutto, no, signora, tutto da buttare, tutto come mobile è andato. A vedere la luce, a vedere la luce. Sì, sì. Siete stati allagati qua? Tutto, qua vediamo la camera da letto qua. Un quello è sempre stamattina, l'armadio è la maggiore. Aspetta, faccio vedere. Ancora c'è acqua a te. Ancora c'è. Tutto c'è. Tutto qua vi simulato. Avete perso tutto? Tutto, roba, tutto. Piomone, tutte cose. Un quello era a carne la maggiore, stava diventata. Sì, si è diventata. Come a fare? Ecco, è passato poco, un'ora di pioggia. Pioggia, le laghe che c'erano, ma anche i cani. Non c'ho mica, l'unico che stava pure. Avete avuto paura? Ah, non abbiamo paura, a casa che non ha d'acqua. Mi lavori che fissimo, che stiamo morendo, mi cacciamo tutta l'acqua con qua. Ma cacciamo. E alla finestra dove l'acqua? Ecco, vieni qua, che non specchio era. E stiamo salendo però e stiamo andando, e tutto è andato. Bene, grazie signora. Signora, anche voi siete stata allagata? L'acqua entra da dentro? Io sono la prima. E sono sempre prima e morirò prima, sempre allagata. Quindi è entrata da dentro? Sì. Ficcio, là è un ficcio lavoro. Che per fare? Però venne un mare molto se la tappa un tubo. È come quando non fecero niente.
Ah, perché avevano fatto i lavori? Sì, fecero i lavori, dopo 20 anni fecero. Però non ottenere niente, perché avevano a fare tutte cose da mare, mi mettono con un gabbione, mi fanno, non mi tappo il buco e tappo il buco. Quindi lei si è allagata? Allora, date qua, vedo tutte cose per dire, date qua, tutte, tutte. Materassi, tutto? Tutto, in già fuori, tutto, pure te proprio, tutto qua. Tutto da buttare. Frigo, sto frigorifero, camicia messa dentro al bar, tutto, per dire, tutte cose. Anche per il bar? Sì, tutte cose. Mi lavamo tutti i venti, mi aiutano 20 persone. L'amministrazione è arrivata, sì, il sindaco ci verrà qua. Un sindaco venne, però non venne un altro aiutante, che non c'era da fare un sindaco. Quando è arrivato il sindaco? Vinno durante che eravamo qua, però la mamma aiuta, non venne nudo a prendere la mia figlia e mia nipote, mi vanno con due pelle, sapevano onde un tubo scapolato, l'acqua e se ne calavo, poi qua venne di pompiere di quanto più la mente telefonata in tv, perdia mobili, perdia tutto, tutto quanto, figlio, siamo abbandonati. Diceva una signora pure caduta ieri in un tombino. Sì, mia nipote, mia nipote, sì. E adesso come sta la signora? Eh? Adesso è tornata a casa? Sì, sì, non c'è figlio perché io hai zero subito. Sì, era qua. Eravamo tutti in punto. I cassi che ne acqua. Non venne noi un minuto. Di quanto telefonato fece questa signora, venne qui i pomperi riggio. E mi ha detto che c'è in giro, poi i miei figli vennero e mi cacciano l'acqua. Però i pompieri hanno solo a Palma una squadra, erano impegnati su un altro intervento. No, sempre però non sempre perché i vigili del fuoco... Mai vennero di Palma, mai. I vigili del fuoco fanno il suo lavoro, non da difendere i vigili del fuoco però... I vigili del fuoco fanno il suo lavoro, signore, lo fanno molto bene, a volte sì, gli mancano le squadre. Erano veide. Moriamo. Sicuramente questi di Palma erano impegnati su altre... Ma pure che si Palma, sì, che l'altra volta pure stessero con noi tutta la notte. Sono persone che aiutano. Si vede che appresi la gente. A volte i nostri angeli, quando abbiamo sì. bisogno Guardate si chiamano. Guardate che le mie figlie le avevamo a ospedali, guardate. Che un certo cosa aperto se non ci operiamo e da lì un moruto lo spagnolo l'acqua è buona ora è buona perché eravamo i raggi ora più un poco ci sono gli spagni e non è un moruto chi non raggiva il giorno è un piccolo sonno questo qui non fanno niente perché il lavoro tutto perduto che fanno. Loro per me servivano una tonnara, avevano a fare i tombini, mi spoglia mi ami, perché l'acqua non mi calava. C'è un tubo, le vanno allungare fino a me, mi fanno un buco e mi calano a me, quando c'è una mare lo stupa, e siamo guaiati. Allora qua, io mi affibbiai 8 mesi di carcere. Aveva fatto qua un muro per protezione che cancia una fogna. Un signor Gaudo, un sindaco, mi fece rigattare 7-8 mesi di carcere e 5.000 euro di multa. E io con certa fiorina intra che venivano 3 volte a notte i carabinieri, che uso che era valanzasca. Mattina, mezzogiorno e sera. E a notte. Qua, vedete, ora si rapido se io avevo un muro fatto. Non mi lagavo il berro che mi fece un fratello. Ora io faccio un muro. Vito cosa dico nell'intervista. E su intervista a te fermi vai, oh papa. Mi incitite che io per un pezzo di muro, che mi fece rettare poi. Mi fece 8 mesi di carcere. Ora io un muro faccio. Vai covene. Che è una cucchiaia di legno che ti di più madora. Vi giuro a due signori che ti ascoltavano, signore, che se non era poi signore eravamo tutti morti. Io faccio un muro e guai con quella. Guai con scende qua sotto di vigili e di nudo non l'avevano io quando vanno, mi ci dirono, vedete che Fiorino stava vendendo un muro. L'hanno gettato a faccia tutta all'aria. Per me immagino, mi ci nassate la mia faccia che io ci angiva sempre, non voi. E basta, non vedo che io sono figlio stanco.
Che è andato un mese, cinque volte che è andata l'acqua entra. Qual abusivo, è andato con questo abusivo. Qual abusivo? Stamattina mattina, vieni e andai a etno. Siamo lunedì, fatto come se costruiva la tonnara. Quando si scopriva la tonnara, mi diceva mia mamma. Sindacalare tu, zitto e mezzo! È abusivo! Sindacalavo! Sindacalare tutti i parmesani, avvocati, Saletta, l'avvocato Silipigna, l'avvocato Davia, Ferruccio, tutti si piano, tutta la tonnara. Ora, quando vino comandanti di porto, tutte le donne che erano, noi eravamo piccirite, ci dissero come i parmesani fra beccano, che stavano dei baracchi. E noi, sta signora, ci dissero tutto, voi avete stomaco, facevi tutti i casi, ci sono comandanti di porto, che non ve li butta nessuno. Quando fecero queste case, pagavano tutti. Noi giorno, io, come si chiamava l'ingegnere nostro? Gentile. Io a Riggio e non avevo tenuto soldi, queste soldi che pagavano i tonnerotti. Cos'è così roba? Io non ci sono, mia mamma, Zanina, non ho pagato nulla. E chi soldi da non da vita del terreno. Chissà così, perché non pagamo più. Non ci gioca che domani erano niente. Però ha costruito a buttare. E domani mi domanda, perché non mi cacca a mio primo? Mi faccio 20 palattini, perché non ho figli? Allora arrivo dietro. Mia mamma, noi io. Sì, e se noi eravamo, stavamo a piano terra, sotto, eravamo proprio lagati. E non c'è, vedete che non c'è stato nessun aiuto del comune di Palmi. Nessun aiuto. È venuto. Se non era per noi, per gli uomini, ad andare a scavare dove hanno fatto quel buco lì per far scendere, dove c'è quella grata in fondo? Quella sbarra di ferro. E andate. C'è un buco che hanno fatto, hanno messo un tubo per alleviare l'acqua piovana a mare. Se non era per i nostri uomini, qua non c'era nessuno. Siamo state ancora qua si vede il terriccio e terra. Sì, ma qua rimane così. L'intervento del comune di Palme non lo fa proprio. Ieri vi dovevano mandare, non oggi. Questo il vialone dove vedete ogni qualvolta ci si allaga. Ecco, vediamo il personale, i dipendenti, non sappiamo se sono del comune o chi, un'azienda privata o dei privati che stanno per sistemare. Ecco, questa è strada privata. Salve! Basta un'ora che piove qui, siete allagati, no? Purtroppo sì. Come mai succede? Ma succede perché a monte c'è qualche problema a monte che non viene risolto. E poi c'è il canalone che purtroppo non viene pulito con una certa intensità, con una certa frequenza, e succede questo. Sentite abbandonate queste? Ma abbandonati non ci sentiamo, però comunque trascurati sì, perché nel momento in cui se c'è emergenza, bisogna intervenire subito con qualche mezzo. Bastava solo un camion e una ruspetta per togliere intanto questo fango. Io penso che questo è, se c'è un'emergenza bisogna intervenire subito, non aspettare una settimana. Già è successo da ieri mattina, dalle 9. E nessuno è arrivato? Come? Purtroppo non è arrivato nessuno. Su Facebook abbiamo letto che la protezione civile e quant'altro, polizia municipale e quant'altro sono operati subito per... Ma sono passati davanti, hanno guardato e sono andati via. Quindi nessuno è arrivato? No, nessuno ha messo una mano. Questo è tranquillo e pacifico. La protezione civile è passata, però non sono scese neanche dalla macchina. Neanche dalla macchina per vedere se c'era bisogno di aiuto. Adesso è oro. No, il sindaco non lo so dov'è, guardi, non ho idea.
Non ho idea. Che non si vede così. Non ho idea dov'è, guardi. Non l'ho visto. Ma è arrivato ieri qua. Non l'ho visto io. Lei è proprietario di questo stato? Sì, sì. Non è passato di qua, io non l'ho visto. Se lei oggi non prendesse l'acqua e a sparare il fango... Ancora, ieri era una situazione proprio disastrosa, se non dire drammatica, proprio disastrosa, però proprio. Noi ci siamo messi un po' tutti in famiglia a fare questo lavoro. Sennò... Era un'attività da campare. Certo, bisogna anche per l'immagine del locale, l'immagine di chi passa. Questo non è un bel vedere. Non è un bel vedere questo che per chi passa o qualcuno che telefona e viene ad alloggiare oppure si trova anche di passaggio per la strada stessa, che poi non è una strada privata, è una strada pubblica. Io credo che bisognerebbe intervenire su queste cose subito senza tergiversare e darsi una mossa. Purtroppo non è stato possibile. Vediamo quelle due piantine là, le deve essere come simbolo? No, quelle abbiamo piantato il verde. Abbiamo fatto una... Sì. È una, la città di Palma. È una cosa un po' ironica, no? Una cosa non è nulla, è uno scherzo, diciamo. Quindi ha fatto danni oltre, diciamo. Certo, ma sempre fa danni. Fa e non si prende un provvedimento, non è niente. Provvedimento li prendono, ma di quello che sono, che loro dicono che fanno, che è utile. Questa è una strada comunale, vero? Sì, sì, questa è una strada comunale. Competenza del comune. Competenza del comune, sì. Queste sono immagini che ha raccolto lei col sì, telefonino. Sì. Questo stiamo parlando di ieri, sì, 28 di novembre. Sì, ma due ore e mezzo dopo del culmine, cioè già era rallentata la situazione, diciamo. Non era al massimo, cioè qua già si era calmato. Ecco, diciamo che c'è anche la mano dell'uomo a questo punto, perché abusivismo penso che qua ce n'è, vero? Questo non le so dire io se c'entra la mano dell'uomo. Certo che è una... È stato un fatto non normale il fatto della pioggia di ieri, ma comunque... No... Questo quanto è bastato? Due ore di pioggia? Due ore buone. La notte ha piovuto, ma poi il clou è stato due ore di pioggia. Insomma, dalle 10 a mezzogiorno? Neanche, dalle 8 alle 9 e mezzo. Oh, questo edificio è questo traverso, giusto? Sì. Sono sì, abito nella parzella, ma non sono sceso, sto scendendo adesso, quindi ho visto qualcosa là in televisione su Rai 3. E niente, siamo combinati così, speriamo che qualche provvedimento venga preso. Hai visto l'amministratore? No, no, assolutamente, non ne ho parlato, loro forse sono più vicini all'amministrazione. Il signore dice che avevano chiamato Rai 3, mi manda chi l'ha visto. Ma no, una battuta ironica. No, no, sì, non ho idea, guardi, non ho proprio idea. Lo leggiamo su Facebook o sui social che l'amministrazione era presente, non si sa dove, ma era presente. No, non ho idea, guardi. Lei da cittadino palmese, come si sente? Guardi, abbandonata questa istituzione. Ma in un certo senso sì, perché si potrebbero fare interventi per abbellire o almeno togliere queste situazioni. Stiamo sempre a guardare e a pulire come fanno loro giornalmente, settimanalmente quasi, perché sono situazioni che si rinnovano settimanalmente e quindi voi vedete un po' quello che c'è e come siamo combinati. Vi lasciamo perché dobbiamo andare alla conferenza stampa, perché tra poco si parla di Varia, quindi il sindaco era impegnato lì. Penso, vi dobbiamo lasciare per motivi di tempo. Che siano cose molto più importanti queste qua della... o no? Nei momenti in cui si verificano eventi alluvionali
e purtroppo sono sempre più frequenti, come quello di ieri è stato devastante. È il nostro dovere come protezione civile intervenire per la tutela dell'incolumità pubblica e dei cittadini. Noi appena si sono verificati le prime avvisaglie dell'evento, immediatamente abbiamo mandato tutte le pattuglie sul posto con i fuoristrada per prestare le prime attività di soccorso in favore della popolazione. Quindi siamo stati presenti dall'inizio sul posto, resici conto della gravità abbiamo attivato il centro operativo comunale di protezione civile e poi abbiamo provveduto anche con ordinanza ad evacuare gli istituti scolastici che erano assolutamente in condizioni di serio pericolo, quelli della frazione di Taureana. I ragazzini sono stati caricati sui nostri mezzi della polizia locale, su quelli della protezione civile e su quelli dei volontari dell'Attraction, un club di 4x4 di fuoristrada che immediatamente si è reso disponibile per darci una mano. Quindi è stata un'attività veramente meritoria. Io devo fare il plauso a tutti i miei collaboratori e i volontari che hanno prestato questa attività di soccorso. I ragazzini sono stati messi in sicurezza, sono stati portati nelle rispettive case, poi abbiamo garantito anche a quelli che erano nelle scuole, si trovavano nelle scuole di Palmi, di poter rientrare presso le proprie abitazioni nonostante le strade ancora fossero impercorribili, sempre grazie ai nostri mezzi trasbordandoli presso le abitazioni. Quindi direi che tutto il lavoro fatto è stato enorme per garantire appunto l'incolumità pubblica. Quanti uomini abbiamo impegnato? Abbiamo impegnato 8 uomini sul campo con tutti i mezzi disponibili, teniamo conto anche che c'era attiva una centrale operativa che smistava richieste di interventi che arrivavano in continuazione, perché poi purtroppo in questa fase si innesca un meccanismo e tutta la gente chiama per segnalare le criticità e le emergenze, quindi va gestita ogni fase dell'emergenza. Voi eravate sul posto? Quindi noi eravamo presenti sul posto, io personalmente ero in sala operativa a coordinare gli interventi e avevo gli uomini che sono rimasti incessantemente senza pranzare ovviamente sul posto fino a quando l'ultimo dei ragazzi non è stato riportato in salvo a casa. Sindaco, ieri in un'alluvione alla Tonnara di Palmi i cittadini si sentono abbandonati, abbiamo sentito alcune testimonianze. Il sindaco non è venuto qui. Mi dispiace che si dica questo, si pensi questo. Io precisamente ieri ero a Catanzaro, proprio nel momento in cui è iniziata l'alluvione, perché c'era una importante riunione per quanto riguarda la gestione dei rifiuti che vedrà protagonisti i comuni a partire dal 2019. Anche lì purtroppo non ci sono buone notizie all'orizzonte, ma non li ho assolutamente abbandonati, ero in continuo contatto con la polizia locale, che ringrazio, i vigili del fuoco, la protezione civile locale e regionale, tant'è vero che i soccorsi erano coordinati egregiamente, devo dire, come dire, mi autoelogio anche se non dovrei, da me, del comandante Maragò, anche le associazioni dei 4x4 Attraction che ci hanno dato con dei fuoristrada una mano fondamentale. Abbiamo coordinato le attività e bisognerebbe fare un'analisi approfondita su quelle che sono le cause di questi fenomeni. È vero sì che sono delle alluvioni che mai si presentavano negli anni passati, è pur vero però che nel corso degli anni sia l'abusivismo sia la deviazione in buono e in malafede di torrenti, canali, senza prenderci in giro, ci porta ad oggi a subire questi che sono dei veri e propri disastri. Ancora oggi però noi eravamo alla Tonnara innanzitutto per far fronte ai danni e non lasciare solo appunto le persone. Vi annuncio che per esempio già lunedì c'è una riunione per trovare delle soluzioni definitive, anche drastiche, se dovessero servire a assumere decisioni impopolari cosiddette, perché alcuni interventi erano già stati fatti con i lavori di sommergenza, per come è noto, evidentemente non bastano e quindi occorre valutare quali soluzioni ancora più incisive bisogna adottare. Ecco, lei parlava di abusivismo, ecco, una Tonnara all'80% abusiva, quella casa. Qualche collega ha fatto qualche servizio dicendo che c'era questo abusivismo alla Tonnara. Ecco, come adesso, quali sono i vostri provvedimenti? Sì, anche questo rientra tra le note dolenti, diciamo, che abbiamo ereditato. Palmi, come molti comuni della Calabria e dell'intero meridione, accusa un abusivismo davvero importante, soprattutto nella zona costiera. Noi stiamo intervenendo sul problema, abbiamo ad esempio di recente, stiamo studiando un regolamento che riguarda le sanzioni amministrative, anche come procedere per incamerare le somme che poi servono per andare a fare le demolizioni. Abbiamo inserito addirittura negli obiettivi che ha il personale quello di andare a fare una ricognizione su tutti gli abusi, perché sono appunto numerosi, si parla di migliaia di casi, e quindi andare a capire quali sono le priorità,
qual è il cosiddetto abuso di necessità, quale invece è l'abuso magari a fini di lucro per fare la casa in vacanza, ed è chiaro che procederemo secondo le priorità, perché non è più pensabile di tollerare e poi magari agire quando ci scappa il morto. L'abusivismo non solo alla Tonnara di Palmi, ma anche al Palmi Centro? Assolutamente, purtroppo l'abusivismo è un fenomeno diffuso che riguarda magari, ha riguardato negli anni magari la Tonnara in maggior numero casistico, diciamo, ma è diffuso su tutto il territorio. È chiaro che noi ci concentriamo su tutto il territorio, abbiamo dato mandato ufficialmente con delibera di giunta, appunto assegnandole come priorità tra gli obiettivi che saranno poi oggetto di valutazione dell'operato dei dipendenti, soprattutto dei dirigenti, andrà a fare innanzitutto una ricognizione e poi trovare il modo che abbiamo già individuato per intervenire appunto su queste che è davvero un neo che ci portiamo avanti da decenni.